La città del futuro tra sostenibilità e innovazione. Nasce dall'analisi di questa relazione, in chiave Smart City, l'evento organizzato da Lendlease e in collaborazione con Ambrosetti nell'ambito della Mind Innovation Week, una settimana da 100 eventi in 6 giorni, che celebra il primo anno di apertura di Mind Innovation District, il distretto dell'innovazione nato sull'ex Area Expo dalla partnership pubblico-privata tra Lendlease e Area Expo. Una giornata, quella di martedì 9 maggio, interamente dedicata al tema della città digitale e sostenibile, aperta da una riflessione sulla rigenerazione urbana per la creazione di valore sostenibile e sociale, e proseguita nel pomeriggio con un incontro dedicato più nello specifico alla città del futuro. Una conversazione tra imprese ed esperti, volta ad interrogarsi sulle relazioni tra rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile e trasformazione digitale, in un'ottica di Smart City. In che modo dunque digitalizzazione e soluzioni sostenibili possono portare vantaggi reali alla qualità della vita delle persone? E quali infrastrutture serviranno per facilitare la mobilità green in futuro? In questo senso è intervenuto Simone Santi, Development Director di Mind ed Head of Offices Italy di Lendlease. Mind aspira ad essere un distretto dell'innovazione, che a differenza di progetti più tradizionali ha l'ambizione non solo di rendere la vita di chi abita il progetto più sostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale, ma anche quello di aumentare l'interazione tra le istituzioni pubbliche e i business privati per generare innovazione. Questo si fa attraverso la copartecipazione di diversi attori pubblici e privati per generare progetti di innovazione che vengono quindi prima testati su Mind e poi, se di successo, esportati sui mercati esterni. Questo è uno dei vari modi che abbiamo qui a Mind per generare innovazione di vario tipo che poi va a migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi. Due tavoli di discussione sviluppati a partire da due distinti macrotemi: il capitale infrastrutturale al servizio dello sviluppo sostenibile delle città del futuro e l'evoluzione tecnologica come abilitatore della città smart, connessa e sostenibile. Da questi è emersa la necessità di concettualizzare un modello di città in cui diversi livelli infrastrutturali, tecnologici, di servizio e umani siano integrati attraverso il digitale. Questa è la città del futuro.